Rebecca Antonini, Spoletina, Miss Umbria in carica, difenderà i colori della nostra regione alle prossime finali nazionali di Miss Italia. L'abbiamo beccata in palestra. Allora la prima domanda è d'obbligo. Rebecca, quanto è importante la forma fisica per una Miss? Importantissima, soprattutto io che frequento molto l'ambiente sportivo, gioco a tennis, ogni tanto vengo in palestra quando non ho gli allenamenti di tennis e ogni giorno trovo qualcosa da fare per cercare di mantenermi in forma, di stare bene con il mio corpo, con la mia mente e tutto. Sei arrivata a questo importante traguardo, la finale, una finale che però è un po' controversa, cioè prima sì, poi no, TV, non TV. Allora raccontaci come andrà a finire, cioè quello che vedremo prossimamente sulla 7. Allora, questa finale è stata molto lottata, poiché prima si doveva fare a fine settembre, invece 3-4 giorni prima della partenza ci hanno rimandato la serata finale, poiché mancava una rete televisiva che trasmetteva il programma. Quindi definitivo, la serata finale ci sarà il 27 che mi sembra domenica, 27 ottobre alle 20:45 sulla 7. Speriamo che le persone lo sappiano in tempo, poiché abituati alla RAI quest'anno sarà diversa la questione. La rete è diversa, la rete televisiva intendo è diversa, ma il funzionamento poi alla fine sarà lo stesso, spiegacelo. Sì, in pratica il voto sarà metà, il 50% dato da una giuria tecnica che sarà presente la serata della finale e l'altro 50% è molto importante poiché è dato dal pubblico da casa, quindi con il televoto, con il meccanismo del televoto. Io spero che tutti gli spoletini, gli umbri, gli italiani e perché no anche fuori dall'Italia mi seguano e mi sostengano e mi votino per questa finale che spero che sarà il più positiva possibile. A questo punto siamo tutti curiosi di sapere quali sono state le tappe di avvicinamento a questo importante traguardo che già hai raggiunto. Io ho vinto l'anno scorso, essendo minorenne, il concorso regionale di Miss Mascotte Umbria, che mi dava l'accesso alle prefinali regionali che si sono svolte quest'anno. Poi a giugno ho fatto due tappe, delle prime tappe locali regionali. La prima sono arrivata seconda, mentre la seconda sono arrivata prima, è un gioco di parole. E dopo mi sono classificata prima per la fascia delle prefinali regionali Miss Cinema Planters Umbria, che mi dava l'accesso alle prefinali nazionali che si svolgeranno dal 14 al 17 a Jesolo. Mentre successivamente ho vinto il titolo regionale di Miss Umbria e quindi la mia fascia della prefinale è scalata un'altra ragazza e io andrò direttamente in finale nazionale in televisione. Miss Italia, un'esperienza che può cambiare la vita. Sì, diciamo nel mio piccolo un pochino già l'ha cambiata, poiché diverse persone mi cercano, mi chiedono, mi fanno qualche piccola proposta. E qual è stata la proposta tra quelle che hai ricevuto più stravagante? In realtà sono due, una me l'hai fatta proprio te, per l'apertura di un nuovo locale di cui io dovrei essere la testimonial, ma questo si saprà dopo la finale. E un'altra proposta l'ho avuta collaborando con un programma televisivo che andrà in onda su una rete locale, ma è tutto un punto interrogativo poiché dobbiamo aspettare il risultato di quest'ultimo step che è proprio la finale nazionale. Quindi lanciamo un appello a tutti gli spoletini, a tutti gli umbri, a tutti gli italiani, domenica 27 sulla 7 alle 20:45 esprimete la vostra preferenza e il vostro voto per Rebecca Antonini.